Chi ha detto che un notebook da gaming debba per forza costare tanto? In queste ultime settimane vi ho parlato diverse volte di prodotti che potremmo definire economici e in tanti mi avete chiesto all'interno dei commenti di indicarvi una soluzione all'interno della fascia media del mercato, ovvero quella che va tra i 400 e gli 800 euro, che possa essere definita da gaming. Beh, devo dirvi che sotto i 1000 euro è davvero difficile, ma appena sopra c'è questo Mi Gaming Laptop di seconda generazione, con il quale Xiaomi ha davvero rimescolato le carte in tavola e probabilmente ha pescato il jolly. E allora andiamo a scoprirlo meglio insieme all'interno di questa recensione. Parliamo di un notebook da gaming anzitutto e quindi il focus è sicuramente su hardware e prestazioni. Ed è subito qui che voglio arrivare. All'interno di questo Mi Gaming Laptop nella sua seconda versione troviamo processori Intel Core di ottava generazione, in particolare un Core i7-8750H dotato di 6 core fisici con hyperthreading, una frequenza operativa base di 2,2 GHz e turbo boost fino a 4,1 GHz. Non manca poi una componente grafica dedicata, in questo caso si tratta di un Nvidia GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria video. La RAM è di tipo DDR4 e nel modello che ho qui sul tavolo ammonta a 16 GB. Per lo storage invece abbiamo un velocissimo SSD NVMe Samsung da 256 GB con velocità di lettura e scrittura di 3400 Mbps al secondo e 1200 Mbps al secondo e un secondo disco, un hard disk Western Digital Blue da 1 TB per i dati. Aprendo il notebook scopriamo poi un ulteriore slot M2 libero e l'alloggiamento delle RAM accessibile per un eventuale upgrade. Si tratta indubbiamente di un hardware importante e quindi la domanda è: sarà riuscita Xiaomi a far girare tutto al meglio tenendo a bada le temperature? Non starò tanto a girarci intorno. La risposta è assolutamente sì, con un unico compromesso: dovete per forza di cose procurarvi delle cuffie. Il sistema di dissipazione è studiato molto bene e le ventole hanno una portanza incredibile. Le lamelle in alluminio ad alta efficienza riescono a muovere un quantitativo d'aria impressionante e guardate qui sotto la scocca com'è completamente aperta per garantire proprio un ricircolo senza ostacoli. L'unico difetto sta proprio nella rumorosità, che nelle sessioni di gioco raggiunge livelli davvero alti e fastidiosi, ma è davvero l'unico compromesso a cui dovete scendere se volete delle ottime prestazioni ad un prezzo al di sotto della media. Ma veniamo al sodo: come si comporta con i titoli di ultima generazione? Vi lascio subito a un paio di clip e poi ne riparliamo. Scheiße!
Beh, dai, lo avete visto anche voi, riusciamo a far girare in Full HD titoli recenti e abbastanza pesanti dal punto di vista della grafica senza alcun problema. I 60 frame al secondo sono praticamente sempre garantiti anche con il livello di dettaglio impostato sulla qualità alta. Insomma, è esattamente quello che vorremmo da un notebook con questa destinazione d'uso. Anche i benchmark mostrano un comportamento ottimo sia da parte della CPU che della GPU, senza throttling termico e con una gestione delle frequenze perfettamente in linea con le aspettative. Il nostro classico stress test, che consiste in una sessione di Prime 95 e Furmark della durata di 10 minuti, mostra un picco di prestazioni iniziale, con CPU e GPU che raggiungono la loro frequenza operativa massima e la CPU che tocca addirittura un TDP di quasi 90 W, nonostante quello dichiarato sia di 45, con una frequenza media di 2,5 GHz su tutti i core, una temperatura che è sempre inferiore agli 80 gradi. Stesso discorso per la GPU, che dopo un picco iniziale oltre i 1400 MHz si stabilizza un po' intorno ai 1200. Temperature sotto controllo anche in superficie, specialmente sul poggiapolsi e sulla tastiera, si va dai 25-27 gradi dell'utilizzo standard ai 46 di picco a pieno carico, ma siamo comunque sempre su valori molto buoni che ci permettono di utilizzare questo Mi Gaming Laptop senza problemi in tutte, ma proprio tutte le situazioni. Inutile dirvi che nell'utilizzo di tutti i giorni non abbiamo alcun problema di affidabilità, le ventole girano sempre a regimi molto più bassi, con un fruscio praticamente impercettibile. Un notebook che è stato quindi ben ottimizzato per quanto riguarda prestazioni e gestione delle temperature e che non rinuncia anche a un design che lo differenzia in maniera abbastanza netta dalle altre soluzioni della stessa categoria. Niente linee aggressive e colorazioni appariscenti, ma una scocca completamente liscia, senza loghi e verniciata di nero opaco. Detta così potrebbe sembrare quasi un prodotto anonimo, invece è proprio questa sua sobrietà che lo rende molto più carismatico di quello che si possa immaginare. La scocca è quasi completamente in policarbonato, anche se la qualità del materiale è talmente alta che lo si può facilmente confondere per alluminio. Fa eccezione soltanto il pannello qui dietro al display, che è in materiale metallico e rende molto solida tutta quanta la struttura. Le dimensioni non sono esagerate, fate conto che la misura più rilevante è lo spessore, che è comunque soltanto di 2 cm, mentre il peso di 2,7 kg, pur nella media delle soluzioni di questo genere, di questa categoria, è sicuramente il parametro che ne influenza maggiormente la trasportabilità. Sui lati troviamo il lettore di scheda SD, 3 USB 3.0 in formato standard e 2 jack, uno per il microfono e uno per le cuffie. Sul retro abbiamo poi un altro pannello connessioni con un HDMI 2.0, una USB Type-C, la porta Gigabit Ethernet, una ulteriore USB Type-A e il connettore per il jack dell'alimentazione. L'alimentazione non passa infatti tramite USB-C ma tramite l'apposito jack, perché la USB-C supporta al massimo 100 W e ovviamente questo Mi Gaming Laptop ne consuma molti di più. Come dicevo, il poggiapolsi e la base della tastiera sono in plastica, ma sono comunque resistenti, ben assemblati e non flettono. La tastiera è retroilluminata su 5 livelli di intensità e offre dei tasti di buone dimensioni, giustamente distanziati tra loro e con una corsa e un feedback convincente. Non si tratta sicuramente dello stesso feedback di una tastiera meccanica e qualche produttore ha già iniziato a inserirla anche all'interno dei notebook da gaming. Io me ne accorgo subito perché ovviamente ne utilizzo una a casa, ma se comunque non avete mai utilizzato una tastiera da gaming meccanica, questo è sicuramente un ottimo compromesso che vi permette di avere un buon feedback sia durante la digitazione che nelle sessioni di gioco. Interessante l'idea di inserire una colonna di tasti personalizzabili sulla parte sinistra della tastiera, anche se inizialmente ho fatto un po' fatica ad abituarmi. Questi tasti si possono personalizzare ovviamente con una serie di macro da utilizzare durante i giochi. L'unico che avrei evitato di inserire è quello proprio all'estremità, che attiva la rotazione massima delle ventole, e sentite un po' che razza di casino. Il touchpad è abbastanza ampio e nonostante la finitura opaca le dita scorrono bene, permettendo di sfruttare le gesture di Windows sempre con una risposta corretta.
E veniamo al display. Si tratta di un IPS da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, un classico pannello a 60 Hz, quindi nulla di speciale se parliamo in termini gaming, e qui forse si poteva fare qualcosina in più. Dal punto di vista della qualità delle immagini ci troviamo però comunque di fronte a un discreto display. La luminosità massima sfiora le 300 candele su metro quadro e il rapporto di contrasto è assolutamente buono, ma abbiamo anche una copertura sRGB dell'87% e un Delta E che di fabbrica si aggira intorno ai 4,5 per i colori e poco sotto per la scala di grigi. Concludiamo quindi parlando della batteria. Il modulo che troviamo all'interno di questo Mi Gaming Laptop offre una capacità di 55 Wh, che è in grado di garantire circa un'ora di utilizzo in gaming e poco meno di 3 ore di utilizzo in idle. Il caricatore in confezione è da 180 Watt, è piuttosto ingombrante, ma permette di caricare il notebook in poco più di un'ora anche mentre lo utilizziamo. In conclusione, siamo sicuramente di fronte ad un notebook da gaming a tutti gli effetti, con prestazioni ottime in Full HD e ovviamente in utilizzo quotidiano. Una soluzione perfetta per chi vuole un prodotto con cui giocare, ma che può essere tranquillamente portato anche in ufficio o in università senza dare troppo nell'occhio. Gli ottimi materiali, il design sobrio e l'aggiornabilità dell'hardware sono poi altri elementi davvero importanti, quasi fondamentali, che giocano sicuramente a favore di questo notebook. Ma veniamo al prezzo, che è il pezzo forte. Il modello che ho tra le mani è attualmente disponibile sul Gearbest a circa 1200 euro, ma fino a qualche giorno fa, e io l'ho comprato proprio per questo, era in offerta a 1065 euro. A questa cifra è davvero impossibile trovare soluzioni alternative con lo stesso hardware. Macchine che offrono le stesse caratteristiche sono infatti attualmente vendute a prezzi che nel migliore dei casi sfiora i 1400 euro. Ecco che allora rischiare l'importazione, anche considerando le possibili conseguenze in termini di assistenza e garanzia, resta comunque un'opzione da tenere in grossa considerazione. Se questo video ti è piaciuto, non mancare ovviamente di lasciare un bel like qui sotto, iscriviti al nostro canale, attiva le notifiche, qui sotto poi in descrizione trovi anche il link che ti porta alla recensione completa che ho appena pubblicato sulle pagine di HDBlog, dove trovi tutti quanti i grafici dei benchmark, le foto e tutto quello che ti serve sapere su questo Mi Gaming Laptop.